Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Io sto sempre registrando da sola perché Mirko è in convalescenza a casa con i suoi capelli trapiantati nuovi. Oggi ho deciso di riportarvi un'altra puntata di Primo Appuntamento. Mi era piaciuta tanto, vi era piaciuta tanto. Chi non sono io per non portarvi ciò che vi piace? Iniziamo subito. Credete che l'amore possa nascere con un perfetto sconosciuto nel tempo di una cena? Può essere, tutto è possibile nella vita. Sono Diletta. Diletta, 25 anni. Nella vita sono un'addetta alle attrazioni presso un parco divertimenti. È la canzone di Mercoledì, perché sembra un po' Mercoledì Adams. Avete presente quel balletto che andava di moda? L'aveva fatto, insomma, Mercoledì Adams. Sono meglio conosciuta come Ariel Cat. Cos'è, una cosplayer? Sui social sono molto più libera di esprimermi, non sento il giudizio pesante delle persone. Beata te, perché io invece lo sento costantemente, il giudizio pesante delle persone addosso, sui social. Invece nella realtà ho paura. Ciao, buonasera. Magari intende che dietro il telefono si nasconde, cioè può anche, non lo so, non ha un confronto diretto con la persona con cui magari va a parlare. Lei è la prima del tavolo, intanto vuole lasciarmi la giacca magari? Sì, grazie. Si sente proprio l'ansia di Diletta, palpabile. Prepararmi un appuntamento ci metto un'ora e mezza. Arrivo là, mi sento anche un po' bruttina. Ma no, ma come? Io di solito appunto mi trovo male praticamente con tutti. Bene, inizio. Siamo bene, mi trovo male solitamente con tutti, bene, benissimo. Una relazione vera e propria non l'ho mai avuta, mentre invece tutti quelli dell'età mia sì. Piccola, ma fa tenerezza sta ragazza. A me piacciono ragazzi molto simpatici, comunque che ci si può parlare di tutto. E beh, direi che sta alla base un ragazzo simpatico, ovviamente dopo che hai l'attrazione fisica, però un ragazzo che ti attrae ed è simpatico già ha vinto tutto. Mi piacciono romani, mi piacciono tatuati. Ok, quindi troveremo un romano tatuato, simpatico, perché poi tu fai la lista della spesa e loro ti trovano proprio il tuo prototipo di ragazzo. È pazzesco sto programma. Eccolo che arriva. Mi chiamo Francesco, ho 23 anni, sono di Roma. Beh, però è di Roma, quindi lei piacciono i romani. Ha 2 anni in meno. Nella vita faccio il barista. Fa il barista, bene. Ho una grande passione per i videogiochi, nata parecchi anni fa. È tatuato? Ok, è per lei. È perfetto per lei. Romano, tatuato, però deve interessarsi del web. Magari anche una partita online, una chiacchiera online risulta più semplice. Ah, si sono proprio trovati. Cioè, lei piace stare su internet perché non si vergogna, si espone di più. Lui preferisce giocare online perché è timido, eh? A posto, si sentono solo per messaggio, quindi questi. Sono single perché non ho fiducia in me stesso. Ma no! Però è vero, fanno più difficoltà le persone timide a trovare il partner, è vero. Piacere. Francesco, tutto bene? Tutto bene, un po' teso. Sono stracarini, tutti e due timidini, mi piacciono. Sui social fai qualcosa? Sui social? Non sei molto social. Non più di tanto. Aia, 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 qua casca l'asino. Io vorrei vivermi il mio primo amore serenamente. Ma la pace rotta, poverina. Il tavolo è pronto. Li accompagno. Okay. Tavolo pronto, incomincio la serata. Sono Attilio, ho 43 anni e arrivo da Bari. Bene, ciao Attilio, buongiorno. Sono un infermiere di area critica e poi... È un infermiere ma fa anche altro, quindi. Faccio il DJ. Facci divertire. Ah, ok, quindi non fa solo l'infermiere, fa anche il DJ, fa un sacco di cose sto signore. Carico la macchina, vado a suonare, poi rientro, esco con gli amici. Sì, insomma, un festaiolo, ti piace la festa? Devo trovare un'altra persona che è come me. Beh, giustamente, se a te piace fare tutte queste cose è meglio che ti trovi appunto una persona che non sta ferma un attimo come te. Una donna si deve innamorare di me per quello che io sono. Giusto, è certo, è per che cosa? Per quello che invece non sei? No, c'è Stefan, ci voglio. Ha perduto un pic da team. No, non ci credo, simpaticissimo. So cucinare, sono un uomo di casa. Hai capito? Un uomo da sposare. Da sposare. Eppure non ti sposa nessuna. Quando inviti una donna, come la corteggi? Sta la vasca idromassaggia, allora tu la fai spogliare. Momento, cioè in primo appuntamento la vasca idromassaggio e le candele la fai spogliare, un attimo. Ci credo che queste poi non vogliono stare con te, però scusa. Una l'ho avuta che sono stato 8 anni. E che c'era che non andava? Ho trovato un altro a casa mia. Per carità, è stato 8 anni con una e poi questa l'ha cornificato. Ma che caratteristiche dovrebbe
dovrebbe avere questa persona per piacerti? Capelli neri, macri, bellissimi, sex. Voglio una persona che più o meno simile a te. Sì. Pugliese magari. Pugliese. Lui vuole una, secondo il detto, moglie buoi dei paesi tuoi. Che ci piace l'orecchietta, che il cime di rapa, le braccia. Ma ti assicuro che se, anche se ti prendi una di un'altra regione, secondo me, il cime di rapa con le orecchiette... Ciao, sono pazzesca. Non è un buon inizio. Sarà il fascino della tedesca. Ma va a cagare. Sono Antonella, vengo dalla provincia di Bari. Trovata! Attilio, la donna apposta per te. 47 anni e nella vita sono un'infermiera. Raga, ma siamo seri? Pure infermiera? Che vado a ballare anche fino a tardi. E la donna di Attilio è perfetta per lui. Io sono single da 9 anni perché gli uomini non capiscono niente. Ognuno ha sempre una motivazione. Single per colpa degli altri, single per scelta. Ciao, buonasera. Buonasera. Antonella, piacere. Lo vedo già soddisfatto, eh. Oh, ciao, guarda che sorrisone. Che fai nella vita? Cioè, io sono un infermiere, tra virgolette, paramedico del 118. Di... Paramedico? In che senso? Cioè, cosa volevi dire con paramedico? Anche io sono infermiere. Beh, no. Tutti e due infermieri, bene. E dove è che lavori? Il policlinico. A Bari? Sì. E non si sono mai visti? Non si sono mai visti, ma lavoravano nello stesso posto. Ma pensa a te. Mi fa parecchio strano andare al ristorante perché io vengo da una dieta, ho perso 50 kg. Scusa? Ma veramente? Ci sono delle cose che mi imbarazzano. Una fra queste, il mio fisico. Non si nota la differenza. Cioè, nel senso, di solito una persona che perde tanti chili si vede che ha la pelle più flaccida. Lui non ce l'ha. No, ti capisco, perché dei problemi d'autostima ce l'ho anch'io. Oddio, però si sono trovati mossi due. Non è che si fanno forza l'uno con l'altro, anzi entrambi si dicono no, mi sento brutto. Forse dovrebbero trovare un opposto, tipo uno che ti sostenga nel momento, non lo so come funziona in questi casi. Cioè è meglio trovare uno che è uguale a te, che quindi si butta giù, o una persona che invece ti può sollevare da questo peso? Come la pensate voi? Scrivetemelo nei commenti. Non sento mai di rispecchiarmi nei canoni di bellezza della società di adesso. Ma no, non è vero, invece sei una ragazza carinissima. Troppo... Un po' bruttina, non lo so. No, quello no. Da sicuro. Che carino lui, che cuore. Un nuovo single sta arrivando al nostro ristorante. Buonasera signore, già mi fa tenerezza questo. Sono Silvio, arrivo da Torino. Forza Silvio da Torino. Ho 75 anni, sono un ex pilota rally. Però... Intriga mettermi in gioco. Bravo Silvio, bravo, tu ti metti in gioco, sei un grand'uomo. Vorrei trovare una donna con un po' di carattere. Eh beh, una donna col carattere piace a tutti, eh. Anche se c'è competizione tra i due, non è meglio? Giusto, già mi piace. È la vita più frizzante. Volevo dirlo io, più frizzante. Mi sembra di capire che le piace vincere. Nei primi tre era fisso, ma di secondi, di primi ne ho fatti... Ma anche in amore? Vincente altrettanto? Sono stato finché non sono rimasto solo. Oh, quindi ha perso sua moglie. E da quant'è che è vedovo? Un anno e mezzo. Quando sei da solo non vai più da nessuna parte. È difficile fare le cose da solo? Sì. Dopo che sei stato abituato per tanto tempo a farle in compagnia. La persona che lei sta per incontrare questa sera ci ha chiesto di farle trovare al tavolo una sorpresa per lei. Ok, vediamo che cos'è. Provi a vedere sotto se c'è qualcosa. Una letterina. Ah, i due pappagalli. Io sono Emanuela. Ma che bella donna Emanuela. 68 anni compiuti. La passione del volo. Quando sono in volo non sento fame. Ma questa è una grande, ragazzi, ha la passione del volo. Buonasera. Bella, bellissima donna. Io spero di incontrare una persona caratterialmente impostata. Giusto, anche lei vuole una persona con carattere, bene. Non oso chiedere pilota perché mi sembrerebbe un po' esagerato. Ma non è pilota di aerei, però di rally. Ciao. Emanuela. Silvio. Ciao. Emanuela con la E. Emanuela con la E, sì. Mi è piaciuta già la loro presentazione perché lui è stato attento al dettaglio della E davanti alla M. Cin cin, Emanuela. Salute. Molto carini, speriamo che lei non prenda e se ne vada a sto punto. Per conquistare una donna inizio a guardarla. La fisso. Oh Gesù, non c'è niente di più terribile di te che vai a cena con un uomo e quest'uomo si mette così. No. E quel fino alla fine va in croce lo sguardo. O si ingazza e dice ma ciue. Infatti. Oppure dice ma perché mi guardi? Io direi smetti di guardarmi così perché mi stai mettendo a disagio. E ce l'ha il tempo di uscire la sera? No, sempre. E figurati se rinuncia alle sue serate lui. Due settimane fa sul cubo sono stato. Vado. Venivano a ballare sozze.
sotto, sopra il cubo. Il soffrire delle scommesse su chi dura e chi no, questi no. Gli altri, i ragazzi giovani forse, ma questi proprio, questi due no, secondo me. Però magari mi sbaglio, eh. Quando vai a suonare, che pezzi suonate? La Laos. Chi ti ha insegnato? No, da solo. No, da solo, autodidatta sono. Io faccio l'imitazione. Di cosa? Eros, Vasco Rossi. Fa le imitazioni, dai! E Jinsei, adesso tu. Pure bravo! La mia ultima relazione inizia a fine 2018. Ok, fine 2018. 4 anni mi sa. Dopo un anno rinizio a vivere. Bene, sono contenta per lui. Io non ci ho mai avuto una relazione vera e propria. Di solito sono le ragazze che si trovano, cioè che sono sempre fidanzate. Difficilissimo trovare una ragazza che non si è mai fidanzata. Sono stata appunto innamorata per tanti anni di una persona che non ricambiava. Brutto, brutta situazione. Non avevo occhi per nessuno tranne che per lui. Poverina, mi fa una pena assurda. So cosa vuol dire, perché io alle superiori morivo dietro a uno che non mi cagava. Ti piacciono i meme? Black humor e meme sono il mio pane quotidiano. Dai, meno male. Perché lei proprio dall'inizio ha detto vorrei ridere con una persona delle stesse cose che fanno ridere a me. Cioè, capace che ne condivido 10 al minuto. Io su social non ci sto più di tanto. Vabbè, ti insegno io. Anche a lei piace lui. Si piacciono, si vede. Bene, è arrivata una nuova signorina. Mi chiamo Federica, io non ho difetti. Questo qua mi convince proprio poco. Anche a me. Federica. Finito di dire cagate, eh? Sei una bellissima ragazza, ma io non ho difetti. Fly down, please. Mia madre ha preso tutte le teste dei miei ex fidanzati, tutte le fotografie, ha ritagliato a tutti quanti la testa. Bene, praticamente la madre ha collezionato tutte le teste dei suoi ex fidanzati. Non li definisco uomini con chi sono stata, sono degli esseri. Dai però. Ok, tutto, ma cioè. Sono single perché non ho capito. Se il problema ce l'ho io, ce l'hanno loro. Già una che parte dicendo io non ho difetti, quello è già un difetto. Dopo che sono usciti con me, ritornano con l'ex. Forse tengo io il problema. Mi sa di sì, mi sa che il problema ce l'hai tu. Lei come lo vorrebbe? Lo vorrei camaleontico. Ma che cazzo di proverbio è? Non è un proverbio, è la vita, Giacomo. Camaleontico. Sono bravissima a cacciare il lato peggiore di me, soprattutto le prime volte, per vedere fino a che punto arriva. Vantati, eh. Lei dice, vabbè, giustamente, se faccio subito vedere il peggio, poi dopo c'è solo il meglio. Quindi chi resiste al peggio vuol dire che ci tiene veramente. Mi chiamo Raffaele, ho 33 anni, vivo in provincia di Napoli, sono un docente di scienze motorie. Bene, quindi penso che anche lei sia di Napoli, dall'accento mi sembrava di Napoli. Almeno la stessa città. Salve, buonasera. Che entusiasmo. Ok, secondo me le piace, a lei piace questo. Fisicamente la prima cosa che guardo in una ragazza sono le mani e il sorriso. Ma perché siete così bugiardi? Non è vero che guardate quello. La seconda cosa che guardo in una ragazza, ovviamente, tette e culo. Quella è la prima, e poi mani e sorriso. Piacere, Federica. Di dove sei, Fede? Io di Battipaglia, tu? Palma Campania. Siamo vicini. Per forza che siete vicini, vi devono trovare vicini, altrimenti come fate a vedervi? Basta troppo distante. Solo una cortesia. Sì. Già inizia a rompere il cazzo, ho capito. Ma sono comunque la voce che mi dà fastidio. Ok. Per carità di santissimi nomi. Santissimi nomi. Mi sudano le mani, ma tu dimmi questa. No, non ci posso credere. Ma tu pensa se uno esce come mi dice, scusa, puoi passare la voce? Io dico, sai che c'è? Non la sentirei più la mia voce, ciao. Sì, da quanto tempo si è possibile? Da 2 anni. Poi logicamente c'è stato qualche caso umano di passaggio, certo. Questo è proprio, guarda, veramente un personaggio. Infatti ti sto analizzando, voglio vedere tu che caso sei. Spero di non rientrare nella categoria casi umani. Lui mi è simpatico comunque, dai, è carino. Signori, grazie. Ecco, il vostro dolce. Ma come, già il dolce? Sono loro due. Diletta e Francesco saranno pronti a portare questa magia anche oltre le porte del nostro ristorante? Ma dai, io spero di sì, che siano pronti. Gli occhi mi hanno colpito parecchio. Due gran begli occhi grandi. Diciamo che oltre ad avere dei begli occhi si fa questo trucco lungo che sembra degli occhi da gattina. Quindi è anche quello che fa. Bisogna vederla poi anche struccata com'è. Ma te ti danno fastidio le foto, no? Sui social, non lo so, di una ragazza. Che domande strane che fa lei. Ti danno fastidio le foto sui social? Ma perché dovrebbero dargli fastidio le foto sui social? Perché il volere della persona con cui sto non può essere bloccato da me. Bravo, mi è piaciuta questa risposta, bravissimo. Un ragazzo che ci si può parlare di tutto. E abbiamo pure parecchie cose in comune. Loro continueranno la loro magica storia, secondo me. Resoconto finale. Super timidi, ragazzi, super timidi. Come pure la cena così.
Vabbè. Di solito se va a San Lorenzo. Io non sono di Roma, quindi non posso capire. San Lorenzo sarà un posto dove si mangiano i panini. Me lo potete dire che cos'è a San Lorenzo? Il kebab tattico. Sì. Ok, me lo sono già spiegato. Kebab tattico, ok. Sei una bella ragazza. È come se ci conoscessimo da tanto tempo. Ma la tenerezza di lui? Dovresti essere un po' più sicura di te. Loro top, mi piacciono troppo. Io avevo paura che non parlavo tanto, stavo un po' zitta. Hai visto, invece hai trovato una persona che nonostante sia molto timida, perché lui è molto timido, si è sbilanciato un sacco con te, una bella cosa. Veramente una bella serata, spero se possa replicare. Sì. Fantastici. Magari a San Lorenzo. Che carino, ma dai. E dopo la moglie non hai più avuto un legame, una relazione? No. E beh, dopo tutti questi anni di matrimonio è difficile trovare subito un'altra persona, Tu non sei mai stato fidanzato, sposato? A voglia. A voglia. Fidanzato, sposato. Pure sposato. Un casino, ho trovato una persona a casa mia dopo pochi mesi di matrimonio. Dopo pochi mesi l'ha tradito. Raccio questo. C'ho anche il cagnolino che mi fa compagnia, però quattro occhi sono meglio che due. Io sono per il peace and love. Non il peace and love, il pisello, mi sa. Si scherza, si scherza! C'è stata una brusca frenata. Per Antonella quello che conta in amore sono i progetti. Ah, vedi. Lei sì, si vuole divertire, ma comunque vuole dei progetti, è giusto. Anche perché ha 47 anni. È capitato di conoscere persone che magari, ecco, all'inizio si presentano in un modo, poi le vai a conoscere meglio. Sai cosa? Non è che le persone si presentano in un modo e poi sono in un altro. E sei tu che ti fai troppe aspettative sulle persone e poi si rivelano per quello che sono veramente. Però non escludo mai nulla. Con una bella donna come te... Ragazza, grazie. La prossima volta che un ragazzo mi dice ho conosciuto una bella ragazza come te, dirò bambina, grazie. In un uomo cosa guardi? Mi devono saper prendere. E qui posso dirti che cioè è fraintendibile. Io oggi già ho un gatto e sono felice. A me comunque le mie gatte basterebbero se non avessi Mirko, Mi mancano tanto, voglio tornare da loro. Ti manca solo un uomo. Ti preoccupare, però se voglio passare faccio questo. Ma più o meno, perché hai detto che sono tutti casi umani, non riesci ad avere una relazione, quindi non è che proprio fai così e... più o meno. Tu invece? Cosa vedi in una donna? Sentiamo. Cosa vedo in una... Beh, allora, questi capelli qua di una donna mi piacciono tantissimo. Proprio questi qua sulla nuca. L'aspetto fisico non dico che sia fondamentalissimo, però penso che sia la prima cosa. C'ha ragione. Non inizierei neanche una conversazione. Ma non ci prendiamo in giro. Un uomo prima ti deve attrarre fisicamente. Poi dopo c'è tutto il resto. Ma prima ti deve attrarre un uomo. Ed è brutta questa cosa, lo sai? Non è brutta questa cosa. È giustissima. Ed è ipocrita dire il contrario, secondo me. Cosa ti occupi? Io ho un'officina di riparazione da vecchia data. Guarda che subito gli occhi di lei. Ho partecipato ai rally come pilota. Ha sentito la parola pilota? Ma scusa, le foto dei rally ce li hai? Sì, quello che ti faccio vedere. Carina, lei è interessata, speriamo. Tu quale sei? Quello alla guida? Alla guida, sì. Sai che sei meglio adesso? Ma che carina! Io ho provato di tutto, l'aliante, la mongolfiera, quando ho avuto l'incidente aereo che sono caduto. Ok, vi faccio un riassunto perché... è troppo lungo. Lei ha avuto un incidente aereo, le si è incastrata un pezzo nella gamba e per 2 anni non ha camminato. Quindi tu non sei tipo che sa da già televisione. Ma no. No, l'ha detto prima, lui non è pantefly. Quindi piacciono le ragazzine. A lui possono anche piacere le ragazzine, il problema è che alle ragazzine non piace lui. Potrei essere tipo tipo quelle due là. Tua mamma. Ma figura, 5 anni sono di differenza. È difficile trovare persona libera alla nostra età. Molto difficile. Una persona di quell'età solitamente ha già una famiglia, dei figli. Penso che diciamo viviamo in due mondi paralleli, ok. Cioè che non si incrociano. Incontrare come compagno, no. È stata sincera, ha detto quello che pensava. Io ve l'avevo detto. Si vedeva che non aveva un fine lieto questa storia. Grazie. Mi raccomando, ci vediamo presto. Ciao. Praticamente non hanno avuto un lieto fine, perché lui è una testa di legno. Tu non hai bevuto un gin tonic? Io sono astemio. Astemio! Bello pieno, eh? Vabbè, a base di un gin tonic. Ok, lui non piace che lei beva, sembra. Sono un amante degli alcolici. Poi ecco, sono sportivo, cioè comunque mi alleno, sto in palestra. E beh, uno che si allena non beve, in effetti, è vero. Come si vede quando si mangia non si parla? Per forza.
Ma perché lei è infastidita? Non capisco quale sia il problema. Non è stato un bel approccio perché a mio parere non era vestito adeguatamente. Ma in che senso? Ma cosa vuol dire, ragazzi, dai? Quando mi ha baciato appena sono arrivata è stato un po' troppo osé. Ti ha dato i due baci? Vi siete presentati con i due baci? Avrei preferito che mi facesse il bacio a mano. Ma che cazzo dici il bacio a mano? Ma dove siamo, negli anni 20? Ho percepito che lui era come se già sapesse determinate cose. Ma no, è tipo un Tinder che però fanno loro, ti matchano loro. Loro intendo quelli del programma. Io ti vengo a trovare in aereo. Ma non c'è bisogno di aspettare cosa? Vuol dire che non ci vediamo più? Che tenero! Sono preoccupata, spero che lei dica cose belle. Come sei venuta qua? Domani torno a casa. E come sei qua? Con il treno. Cosa vuol dire questo? Silvio, cosa stai dicendo? Io abito a Lodi, È lunghina, Se vuoi che possiamo. Cioè lui gli sta dicendo se ti va, si può fare. Adesso voglio vedere quanto è distante. 2 ore di macchina. Vabbè, si può fare, dai, 2 ore. Emanuela! È già felice lui, guardatelo! Mi piace molto la sua spontaneità e la mente aperta. Sì, è vero, lui è uno con cui piacevole parlare, secondo me. Ho trovato una persona questa sera che non pensavo di trovare e adesso la bacio pure. Questo poteva evitarselo, secondo me. Silvio forse è un po' too much. Quindi domani possiamo fare la strada insieme. Ah, l'accompagna a casa invece di farle prendere il treno, ma che carino Silvio! Invece loro non mi convincono molto. Vabbè, tanto farà vedere alla fine se le coppie si sono poi riviste. Sei particolare. Per pochi. Perché devi dire ste frasi? Dobbiamo vedere se sei in grado di essere tra quei pochi. Ce l'uomo. Si è gelata tutta la stanza d'improvviso. Mi dà fastidio il contatto. Ah, pure. In che senso ti dà fastidio il contatto? Cosa ho fatto di male per meritare un altro soggetto simile? Cioè, si sta ribaltando la situazione! Allora ho capito perché sei sola. Cioè, se è veramente vera questa cosa, il caso umano non sono gli altri, sei tu. Sì, una mezza pazza, però. Ma pazza no, cioè. In senso buono, Lui, secondo me, si sta anche molto trattenendo, Sta dicendo, ma chi mi è capitato, secondo me? Troppo conferme. Non te ne do. È troppo conferme. Non te le do. Se gradite, vi accompagno all'uscita. Sì. Sì, grazie. Sì, andiamocene, via! A continuazione. Dei casi umani. Ciao, buone cose, buona vita, ciao. Va a cagare. Raga, questa se la crede troppo, a mio parere. Ciao, buone cose, buona vita, ciao. Oh. Diletta e Francesco hanno continuato a sentirsi per un po'. Francesco è rimasto così colpito da Diletta da volerla rivedere e le ha proposto un secondo appuntamento. Lei però, dopo averci riflettuto, per un po' ha deciso di non rivederlo perché non si sentiva molto sicuro dei suoi sentimenti e aveva paura di ferirlo. È stata onesta. Francesco non si è reso e spera ancora di poter trovare la ragazza giusta. Diletta è ancora single in attesa che arrivi l'amore. Continua a divertirsi con i meme sui video su TikTok. Sono tornati insieme verso casa 7 ore. Si vedono ogni fine settimana per una gita per andare a pranzo fuori. Bello! Beh, loro sono rimasti amici e non si sono più sentiti, sicuro. Bene, siamo arrivati finalmente alla fine, oserei dire. Io ho un pensiero comunque riguardo al primo appuntamento. Poche volte alla fine succede che rimangono insieme. Peccato, da una parte peccato veramente. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un like, lasciate un like. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.